nona edizione di Italia in Rosa a Monica del Garda. 10, 11 e 12 giugno, e proprio sabato il consueto momento con l'approfondimento sul futuro dei rosé, ma soprattutto il trofeo Pompeo Molmenti che è stato vinto dalle cantine Avanzi di Manerba. Trofeo Pompeo Molmenti che è un riconoscimento riservato ai chiaretti dell'ultima vendemmia, in questo caso quella del 2015. A questa competizione hanno partecipato esclusivamente i 21 chiaretti che 2 settimane fa sono stati incoronati con l'eccellenza, quindi un punteggio da 85 centesimi. Al concorso enologico nazionale per la DOC Valtenesi Garda Classico della Fiera del Vino di Polpenazze, la seconda selezione dei Magnifici 21 ha visto trionfare le cantine Avanzi di Manerba con il Valtenesi Chiaretto DOC 2015. Italia in Rosa si conclude domenica 12 giugno al Castello di Moniga con orario sempre fisso dalle 17 alle 23, proponendo in degustazione ai visitatori oltre 170 rosé presentati da 131 cantine da tutta Italia, oltre che del territorio della Riviera Bresciana del Lago di Garda. Suggestiva, dicevamo, la cornice trecentesca con una vista mozzafiato sul Benaco, questa al castello proprio di Moniga del Garda, proprio per dare l'opportunità ai tanti visitatori e ai wine lover di avere un impatto diretto sul bere rosa. A farla parte del leone sono state la Valtenesi e la Puglia a rappresentare 2 dei territori italiani che mirano a rivendicare una tradizione vitivinicola storicamente orientata alla produzione dei vini rosa, ma tutte le zone d'Italia hanno avuto il loro spazio, dall'Abruzzo al Piemonte passando per la Toscana ed il Veneto, ma anche la Sicilia, rigorosamente in rosa dei vignaioli veneti oltre che anche delle donne del vino. Spazio anche ad una rappresentanza autorevole dei vini di Côte de Provence e naturalmente l'appuntamento è per il decennale l'anno prossimo.